Ciao a tutti, eccoci qua pronti per fare la seconda e ultima parte di Bruce Lee, il gioco per Commodore 64, del mitico vecchio Bruce. Partiamo subito senza perderci in chiacchiere inutili e vediamo se è ancora vivo il nostro Bruce. Eccolo qui, è stato lì fermo, buono per una settimana a aspettarci. Partiamo, noi siamo arrivati qui nel livello delle tre porte, come dicevo. La volta scorsa è la solita cosa. Ecco qua, invece delle lanterne c'è da recuperare quelle specie di lucchetti. Non so bene neanche io cosa sono per riuscire a procedere nel gioco. Eccole, guardate che chicca che era questa vela. Sembra una vela che ci dia uno strano effetto, un effetto tridimensionale per salire nei livelli. Ecco qua, nei livelli successivi. Qui, queste sono delle vite. Adesso voglio farvi vedere una cosa molto interessante. 5 vite, ho preso una vita. Noi usciamo, ma se poi rientriamo, ecco che magicamente la vita compare di nuovo. E noi giustamente non la lasciamo lì. Guardiamo se. Ecco. Andiamo avanti così. 7 vite, questo. Adesso non so se è stata, ma probabilmente sì, una cosa, ecco ancora, insistiamo a prendere le vite, sì, poi questa cosa avrà una fine, però finché ci dà le vite, proviamo ancora una volta, sì, altra vita, andiamo a 9 vite, non stavo dicendo, questa cosa deve essere un'aggiunta Bruce Lee della versione da edicola, perché basta adesso, giustamente, perché nell'originale non penso che ci siano oppure. Non ho mai fatto caso, sinceramente, ma chi se ne frega, noi stiamo giocando a persone ridicole, quindi sfruttiamo le vite che gentilmente ci hanno omaggiato. Abbiamo finito la prima delle tre porte, andiamo sulla seconda porta, altro. Prendiamo i nostri no, prendiamo i nostri interruttori, ma sono morto anche io, ma chi se ne frega, ho appena preso 5 o 6 vite, possiamo permetterci il lusso di perderne altre anche stupidamente. Attenzione al ciccione verde che, ecco, muori, ciccione verde maledetto, insiste a volere, tu anche tu vai lì, no, non funziona più perché la trappola non si è più attivata, maledetti. Dai, proseguiamo che si è aperta. E andiamo nell'ultima delle tre stanze, nell'ultima delle tre stanze a prendere, ad attivare gli ultimi locchetti per poter proseguire. Uno, ne manca un altro, aspettiamo il ciccione, diamo una bella scossarella, ecco, bene, si è aperto il passaggio ed ecco qua, questo è un punto, uno dei più difficili del gioco, perché vedete che molto bene, un attimo di suspense. Attenzione, mamma mia, no, mamma mia. Mamma mia, fregato, altra vita persa. Vediamo di prestare un po' più d'attenzione. Come potete notare, nell'ultima piattaforma in fondo non c'è una piattaforma di salvataggio, chiamiamola così, dove qua bisogna avere anche un po' di fortuna, arrivare giù nel momento giusto. Sì, molto bene. Dai, siamo quasi arrivati. Gli ultimi salti su, grande Bruce, sei agilissimo. Ecco, proseguiamo. Andiamo a prendere gli altri locchetti. Guardate come era ben studiato come level design questo gioco. Prendiamo questi locchetti, si aprono la porta a sinistra per poter permettersi di prendere gli altri due. Rifacciamo il giro da capo. Ecco, evitiamo i colpi del ciccione verde. Vedete come una cosa che non ho fatto notare l'altra volta, vedete come si picchiano anche da soli fra di loro quando noi riusciamo a evitare i loro colpi. E questa cosa era molto 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 piacevole, farli picchiare tra di loro. Gli ultimi due locchetti. Siamo quasi arrivati alla fine, siamo quasi arrivati allo stregone, non manca molto. Ecco, questa mi sa che è l'ultima stanza, anche questa è un'opera d'arte di level design, mi sembra che è l'ultima stanza prima del boss. Guardate qua, attenzione a quei cosi lì che ci lanceranno. Aspettiamo qua comodi, facciamoci una bella dormita, poi
poi su verso l'alto, su, e guardate qua che chicca, guardate, non si può andare su direttamente, ma invece guardate, trac, guardate, che meraviglia, com'è velocissimo Bruce, nel suo splendore, nel suo piene capacità fisiche, nostro Bruce. È che ce l'abbiamo quasi fatta. Velocissimo, che bello, che è molto molto agile. Lasciamoci cadere perché c'è l'ultimo stronzo arrivato che mi ha preso. Ho sbagliato io il tempo per farmi cadere. Sto prendendo tutto con troppa nonchalance, non prestando molta attenzione. Ma chi se ne frega, ho preso un sacco di vite, moriamo, perdiamo, arriviamo all'ultimo boss con una vita, ma mi piace finire i giochi al limite, non con 20, ma perché con 20 vite? Bisogna sempre arrivare all'ultimo respiro, perché così si ha più soddisfazione, evitiamo le ultime cose. Non è difficilissimo, però ecco, io adesso dopo quando dico non è difficile, di solito muoio subito. Vediamo se mi porto sfiga da solo. È difficilissimo, questo gioco è difficilissimo. Non riuscirete mai a finirlo così. Ce l'ho fatta, vedete che mi ha dato l'ultimo pezzo di scala per salire. Prendiamo anche qua il tempo giusto, poi pensiamo che sia l'ultima stanza del boss. Il boss è facilissimo, basta correre, eccolo lì lo stregone, correre, correre, correre per andare a prendere l'interruttore in fondo e fulminare lo stregone, perché se noi ci addormentiamo lì lui ci colpirà e ci ucciderà immediatamente. Ed ecco qua Bruce tutto felice che festeggia questo maniero, questo castello che va a fuoco perché lo stregone è morto. La nostra missione è riuscita e abbiamo completato questo bellissimo gioco, molto bello e divertente. Ma bene, poi il gioco, vabbè, ricomincerà dall'inizio, ma abbiamo già visto tutto e quindi niente, abbiamo finito anche questo. Il prossimo invece sarà molto meno rilassante, perché ho deciso di farmi del male da solo, ma in senso buono, perché andrò a toccare un gioco per Commodore 64 molto discutibile, ma che però a me ha sempre piaciuto, anche se non è esente assolutamente da difetti. Sto parlando di Rastan. Poi andrò ad accontentare sicuramente l'amico del canale che mi segue, che è un po' di tempo che mi aveva chiesto Montezuma Revenge, ma anche quello lo sto preparando perché è un gioco molto difficile. Pazienta ancora un attimino, carissimo amico Maurizio Casolari, che arriverà anche un bellissimo, speriamo, un bellissimo gameplay anche di Montezuma Revenge, che è un gioco fantastico ma molto difficile. Bene, per oggi è tutto, anche per oggi. Ci sentiamo alla prossima. Ciao!